Sono corse circa 6 ore ai vigili del fuoco di Isernia per domare l'incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in Agro di Miranda. Intorno alle 16, le fiamme divampate nei pressi di Contrada Colle Abate, a poca distanza da un caseificio. Il rogo è diventato in poco tempo molto esteso, la sua avanzata accelerata dal fogliame secco, presente copioso nell'area boschiva. L'intervento di uomini e mezzi complicato dal carattere impervio della zona. Le fiamme, propagatesi lungo il costone roccioso, sono arrivati a lambire l'ingresso del paese. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato un'abitazione. Ai nostri microfoni la testimonianza dell'uomo che, con la sua famiglia, si è dovuto allontanare temporaneamente dalla casa. Tra l'altro oggi pomeriggio ero anche fuori regione quando sono stato avvisato da mia moglie che c'erano delle fiamme sotto casa. Dopo nemmeno un quarto d'ora sono arrivati i vigili del fuoco, hanno evacuato la mia famiglia e niente, tuttora questo è successo verso le 16, sono le 20:30 e ancora le fiamme non sono state domate del tutto. Ho danneggiato, no, a parte il fumo che c'è dentro casa, infatti stanotte non credo dormiremo in casa, ma danni strutturali all'abitazione no, grazie al pronto intervento pure dei vigili del fuoco no, non è stata danneggiata. Qualche ora più tardi, intorno alle 23, l'incendio era domato. Il lavoro di una squadra dei vigili del fuoco, ci hanno informato stamane dall'ufficio comunicazione dei Caschi Rossi, allo scopo di monitorare lo scoppio di eventuali nuovi focolai, è proseguito per tutta la notte.